quando si parla di ecologia e di rispetto dell'ambiente bisogna tenere bene a mente il fatto che bisogna limitare l'emissione di sostanze chimiche nella natura, nel territorio, soprattutto quando si parla di detersivi chimici. No? Io sono con Stella di Manitese, perché qui c'è un progetto molto particolare. Sono detersivi sì, ma sono ecologici, biologici e quindi non fanno male all'ambiente. Allora, come funziona anche la vostra vendita, che è anche particolare in questo? Sì, noi da circa 2 anni ospitiamo Officina Natura nel nostro mercatino dell'usato e oltre ad avere appunto un prodotto biologico naturale c'è la possibilità di ricaricarli alla spina e quindi di sprecare molto meno plastica e utilizzare sempre lo stesso flacone per riempirli e quindi diminuire questo impatto ambientale che comunque è dannoso. Quindi non solo si mette nell'ambiente delle sostanze che non sono dannose, ma si evita, si riduce anche l'emissione di plastica, perché quindi si riusa sempre lo stesso contenitore. Ecco, chi viene qui come funziona? Compra il contenitore e poi dopo sceglie il detersivo che vuole? Sì, compra il flacone la volta prima oppure in altri luoghi di distribuzione, come per esempio i gruppi d'acquisto solidali, e poi una volta venuto qua lo riempie e ha poi uno sconto ogni volta che riempirà con lo stesso flacone il detersivo. Ecco, ci sono vari detersivi, no? Per i piatti, anche per lavare, immagino. Sì, pavimenti, piatti, sapone di Marsiglia e per il bucato e anche l'ammorbidente. Da quanto tempo avete questa attività? Allora, il nostro mercatino dell'usato è da circa 5-6 anni, mentre invece la distribuzione è circa 2 anni. Qui poi vediamo uno slogan, no? Pulisce la tua casa senza sporcare il mare, insomma è importante, ecco, la gente è vicina a queste cose, insomma è vicina a questo tipo di promozione. Sì, e in questi 2 anni si è visto proprio un po' il cambiamento. Inizialmente forse era molto più difficile e magari entrare in quest'ottica di scegliere un detersivo che fosse ecologico. Piano piano secondo me le persone stanno cominciando un po' a cambiare e avere una sensibilità diversa. È sicuramente più facile andare al supermercato a prendere già il detersivo confezionato, invece venire qui, scegliere, dover, no, un po' anche gestirsi in questo senso. Sì, 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 sicuramente. È un po', sì, è una scelta che però alla fine ripaga, per cui le persone secondo me piano piano insomma fanno anche una fatica in più, tra virgolette, però insomma. È una cultura che sta prendendo piede, quella di tenere, no, a cuore la natura anche con questi piccoli accorgimenti. Sì, quella delle buone pratiche, e tra queste è una, sicuramente una delle, sì, delle attività, insomma delle sensibilità che le persone stanno cominciando ad avere, ad acquisire. Ecco, dicevamo che sono prodotti ecocompatibili e biologici, no? Quando si parla di detersivi si pensa sempre a sostanze chimiche, invece in questo caso si può anche avere dei prodotti, insomma, naturali. Sì, 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 naturali, ecologici e biologici, che appunto non danneggiano per niente l'ambiente e quindi non inquinano nel mare, nella terra. Voi siete a Rimini l'unico punto vendita o ci sono anche altri, diciamo, punti dove poter andare a prendere questi detersivi? Allora, di preciso non lo so, però sicuramente i gruppi d'acquisto solidali e quindi Gas Rimini lo distribuiscono, insomma l'Officina Natura distribuisce per loro.